Nell'autunno del 94, la Pinacoteca Casa Rusca di Locarno ha dedicato un'ampia antologica all'opera del pittore tedesco Emil Schumacher, tra i maggiori protagonisti dell'informale europeo. Il percorso prende avvio da un'emblematica epigrafe che suona come una dichiarazione di poetica. È comunque più vicino alla terra che alle stelle. L'ha scritta l'artista direttamente sul muro, accanto a una delle sue prime opere, un magro interno del 36, per sottolineare la profonda aderenza reale al vissuto che ha sempre caratterizzato la sua arte. Dagli esordi, in opere allora tanto sobrie nel colore e calibrate nella composizione, all'ultimo lavoro qui documentato e significativamente titolato Locarno. Dopo la drammatica censura degli anni bellici, Schumacher rimedita in particolare la lezione degli espressionisti tedeschi. Ma già nel 50, nelle sue opere, si evidenzia la tendenza alla progressiva dissoluzione del contesto figurativo e dello spazio prospettico a favore della reinvenzione dell'oggetto in una libera spazialità, come ben documenta da questa sua Marina. Ancora qualche tempo e il passo verso il definitivo scardinamento dell'immagine come referenzialità è ormai compiuto. Sono degli anni 55-56 opere dal titolo ormai astratto come Divisione spaziale, ma dove ancora è leggibile un richiamo organico a una testa o a un volto. Contemporaneamente, viene sempre più acquistando evidenza e autonomia il segno, il gesto che scrive e incide la tela, che si fa carico di frammentazioni e di nuove tensioni esplorative. Adesso, siamo negli anni 56-57, con la libertà del segno, Schumacher scopre e accentua anche il portato poetico ed esistenziale della materia. Della materia che si ingruma e sormonta, delle paste cromatiche che colano o fanno strato, delle sabbie ancora ruvide e opache che fanno muro, su cui il gesto scrive la sua scrittura, tracciata a pennello o direttamente scalfita in punta di lama nella materia. Striature di colore, grumi, incisioni e slabbrature del gesto che solca la materia facendola vivere diventano ora gli elementi portanti della pittura di Schumacher, la quale vive sempre più entro il binomio materia-gesto, mentre il colore pare momentaneamente recedere. Il gesto tende anzi a farsi sempre più ampio e autonomo rispetto alla figura, a diventare protagonista che scandisce e dinamizza strutturalmente lo spazio pittorico. Presto Schumacher, accanto a quelle della materia e del gesto, recupera anche la dimensione del colore, cui dà sempre più spazio. Ma non si tratta per lui di effusione cromatica, quanto piuttosto di rattenutezza espressiva a contrasto. Perché nel caso suo si tratta per lo più di monocromi, che occupano magari anche solo una parte della tela, tenuti in controcanto con gli estremi del bianco e del nero, oppure fatti vibrare su minime variazioni di colore per rapporto al gesto o agli spessori della materia. È il caso, per esempio, di questa sua opera del 67, titolata Arco Rosso, dove gesto, colore e materia, qui messa a nudo da colpi di martello e scalpello, si saldano in perfetta unità. Sono gli anni in cui Schumacher, rivelando affinità con l'opera di Burri e Tapies, esalta l'espressività organica della materia, le pieghe di una tela stropicciata, il frammento di legno, il foglio di piombo. Nel frattempo, il gesto di Schumacher si è fatto secco, essenziale. Si è come fissato anzi nella forma emblematica dell'arco che delimita una superficie interna, quella corrispondente al gesto dilatato delle braccia che, spostandosi dall'alto al basso, circoscrivono la presenza-assenza del corpo al loro centro.
Si tratta quindi di uno spazio a forte connotazione esistenziale, spazio vitale, aura del corpo quindi, ma anche capanna, caverna, utero, tomba. In maniera sempre più stringente, la pittura di Schumacher si carica di suggestioni esistenziali. Il gesto individua e delimita uno spazio esistenziale, così come il segno o la traccia, lasciato nella materia, ne evidenzia la matrice organica. L'alfabeto di segni a forte connotazione esistenziale si amplifica per filiazione interna, dando vita a una messe di campi associativi, nel pittore prima ancora che nello spettatore. E l'arco diventa allora anche un'enorme testa, o la sua aura. Può diventare casa o montagna, paesaggio innevato o mostruoso animale. Come ben si vede, per quanto si sia appropriato del linguaggio informale, dando voce alla libertà espressiva del segno, del colore e della materia, Schumacher, in definitiva, non ha mai abbandonato il riferimento analogico alle forme del mondo visibile, per quanto celate, alle connotazioni organiche della materia o del segno. La sua pittura parte quindi da sollecitazioni e da richiami dovuti al reale e tende a far scattare, nel riguardante, memorie antiche o stati emotivi, che per sottese analogie lo riportino all'esperienza del mondo, del paesaggio e del quotidiano. In questo senso, la sua pittura ha pure un indubbio fondamento espressionistico che la riconduce a più lontane radici di area germanica. Nell'80, Schumacher, per dar corpo alla materia che diventava parte viva nell'economia dell'opera, era arrivato al punto, massimo per lui, da inglobare tizzoni e grossi ceppi di legno come residui e memoria di un fuoco reale, da cui poi un'infinità di rimandi e sottese simbologie. Adesso, siamo verso la metà degli anni 80, egli sembra voler procedere in senso contrario, quasi volesse saggiare le potenzialità espressive della pittura, una volta ridotte l'espressività delle paste materiche, lasciata al solo gesto nella macchia di colore. A 70 anni, Schumacher avvia dunque un ulteriore processo di rinnovamento linguistico. Opera in lui l'esigenza di un riattraversamento del linguaggio con intendimenti riduzionistici di spoliazione e severità. Ne uscirà alla fine, con rinnovata energia e con più marcati e visibili riferimenti iconografici, al mondo reale. Adesso tornano in primo piano le ruote del carro, altra immagine emblematica di Schumacher, già presente in Roder del 50. Carro come allusione del lavoro dell'uomo nei campi,
ma anche come figura del viaggio, della vita che va. Animali che pascolano e cozzano sotto un cielo tempestoso, mentre la terra pare perdersi in un mare striato di rosso. O ancora uomini e scale, alberi, boschi e perfino rudimenti di architetture. Anche nel caso in cui la sua pittura sembri ancora informale, in effetti rimanda sempre a un'immagine precisa o a un fatto di realtà. Come in questo suo enorme quadro del 92, dai rossi e arancio che colano travolgenti verso lo spettatore. Quadro titolato Pignatubo, nato come rispondenza a una necessità interna subito dopo aver letto della drammatica, ma anche spettacolare, eruzione del vulcano Pignatubo nelle Filippine, con lapilli e lave lanciate ad altissime quote. Le intense esperienze di viaggio e i prolungati soggiorni in terre straniere, dal Marocco alla Spagna, dalla Tunisia all'Engadina, hanno lentamente portato l'attenzione di Schumacher verso la natura, ma anche verso la plurimillenaria storia dell'uomo, evocata sulla tela da figure animali come fossero tracciate sulle rocce di caverne preistoriche, in forme allusivamente arcaiche. È come se la dimensione del tempo si annullasse e gli ieri è ancora l'oggi, a negare quindi un'implicita idea di progresso e di evoluzione dentro l'animo e il cammino umano. La nuova libertà della maturità, scrive Jensen, va di pari passo con la riappropriazione di questa profonda dimensione che implica un profondo rapporto con la natura. Si dischiudono così ancor meglio, all'artista e a noi stessi, le fonti espressionistiche della sua pittura, su cui si è innervata la lezione dell'informare e l'espressività del gruppo Cobra. E a dispetto di tanti modernisti che hanno dichiarata morta e sepolta la pittura, l'opera di Schumacher dimostra non solo che la pittura è ancora possibile, ma anche la continuità di una tradizione ormai secolare. Poco discosto da Casa Rusca, nelle sale della galleria Spsas, è stata pure allestita un'antologica dell'opera grafica di Schumacher, la quale costituisce un corpus di grande importanza e rilievo nell'insieme della sua produzione artistica. In questo senso, per completezza di percorso e ricchezza di materiale, la duplice esposizione di Locarno viene a rappresentare un momento particolarmente qualificato. Oltre a costituire la prima antologica svizzera, essa si configura come la prima grande esposizione in ambito culturale italiano. A differenza del percorso pittorico, l'opera grafica viene qui documentata risalendo il corso degli anni, dalle ultime grandi lastre lavorate all'acquatinta a colori e a punta secca, su fino ai fogli degli ultimi anni 50. Si ritrovano qui temi e forme che pure appartengono alla coeva esperienza pittorica, talvolta anzi l'anticipano, ma risolti ora nella specificità del mezzo grafico, dove il fondo all'acquatinta crea profondità e contrasti cromatici, su cui viene poi a sovrapporsi il libero gesto che ordina lo spazio, il grande segno che inventa e definisce un elemento figurale. Sia che si tratti di personaggi o animali,
o che riprende il tema del carro o della scala. Rapide e sintetiche figure, tracciate con energia e vigore, in bilico tra figurazione e astrazione, che talvolta giocano su implicite analogie con i graffiti delle caverne. Risalendo il corso degli anni, ecco emergere anche nell'opera grafica il ruolo determinante della materia, sia nell'applicazione a collage di frammenti di carta sul foglio, prima della stampa, sia come ricerca degli effetti dei materiali pressati sul foglio. Si tratta per lo più di lastre di piombo piegate e forate. Dalla resistenza stessa del materiale, scrive Schumacher, si forma l'immagine. La bidimensionalità del foglio reca così traccia diretta della materia, acquista quasi una dimensione oggettuale. L'artista, facendo capo a mezzi materiali inediti, sembra dar voce alla materia stessa, fino a tendere alla materializzazione dell'oggetto, evidenziandone slabbrature, ferite, solchi, pieghe, irregolarità dei bordi. Rispetto ai rilievi materico-oggettuali degli anni 70, le punte secche dei primi anni 60, tra i suoi primi lavori grafici, testimoniano un'attenzione al segno quasi di natura luministica e vibratile. Queste sue incisioni contengono sempre leggeri accenni figurali, condensano i segni in grovigli chiaroscurali atmosferici, rinviano a profondità spaziali soggiacenti. Poi, nel 64, il segno si scarnifica e chiarifica, configurandosi nella pura essenzialità di un marcato tratto lineare, costitutivo dell'immagine stessa. Ma, ancora una volta, è il richiamo analogico con la realtà a imporsi. E la forma diventa casa, pertugio, caverna, arco. Segni archetipali di un linguaggio che investirà presto anche la pittura ad alta tensione di questo maestro dell'arte tedesca del secondo Novecento.